Topo Gigio nel paese delle meraviglie. Ciao bambini, scusatemi se non mi alzo, ma devo stare a letto, ben coperto, sotto il piumino e con in testa il berettuccio di lana con il fioco che mi penenzola sul naso. Salute, grazie, prego, non c'è di che. Meno male che Rosy mi fa tante buone tisane calde e mi racconta anche delle belle storie. Oggi per esempio mi ha raccontato la storia di quella bambina che si chiama Alice, che sognò di seguire un coniglio bianco dentro la sua tana e si trovò così in un cunicolo diritto e stretto e buio che sprofondava in giù. Mamma! Che volata! Questo deve essere un pozzo senza fondo. Proprio? Ecco, lo dicevo io. Ehi, ma chi ha parlato? Non c'è nessuno? Se non sbaglio, quella là in fondo al pozzo è la luna. Ma che è impossibile. Se fuori c'è il sole, quella non può essere la luna. Sarà una focaccia. No, no, è la luna. È la luna. Ma sei mezzogiorno. Non senti che fame ho? È mezzanotte. Ehi, dico, nessuno mi ha mai fatto passare per etonento. A mezzogiorno è sempre stato mezzogiorno. Sicuro? Ma dall'altra parte è mezzanotte, è mezzanotte, è mezzanotte! Dall'altra parte dove? Dall'altra parte della terra! Cosa mi dici mai? Vuoi dire che questo pozzo attraversa tutta la terra? Sicuro? Da una parte c'è il sole, dall'altra la luna, la luna, la luna! E dimmi, in mezzo, che ci sta? Il paese delle meraviglie! Il paese delle meraviglie. Chissà che meraviglie meravigliose ci sono in quel paese. Proprio. Ma tu si può sapere chi sei? Sono l'eco. E dove sei? Dappertutto. Ma non ti vedo. L'eco non si vede, si sente. Ehi, dove vai? Aspetta, vengo anch'io! Che bel paesello! Guarda, una foto! Ma è Rosy. E là ce n'è un'altra. E là un'altra ancora. Tre Rosy in una volta sola. Ma sono diventato tristrafico. C'è tutto quello che tu vuoi vedere. Ma però una cosa devi sapere. Se si vorrai restare per tanto tempo qui nel paesello, tutto quanto tu dovrai vedere. Che belle trecce bionde! Aiuto, è scomparso tutto! Gigio, se ci sei, fatti un colpo! Mamma, che crepacuore! Eh sì, io ci sono! Ma allora perché non c'è più niente? Perché se in questo paese vorrai restare, dovrai tutto vedere senza toccare! Ma io ho solo sfiorato una treccia! Oh, una porta che si apre. Allora, posso entrare? Ma sì, Gigio, entra. Vai a vedere cosa c'è.
Io chi? Io? Un topo? Ma tu sei Ino? Eh? Ma come ti sei combinato? Io sono il mago di tutte le meraviglie. Sì, tutte meno una, tu. Domanda e otterrai quello che vuoi. Dici davvero? Sicuro. Cosa vorresti? Oh, e me lo domandi. Io vorrei essere il re dei formaggi. Ebbene, guardatevi in quello specchio, maestà. Meraviglia delle meraviglie. Mi tremano i baffi. Ma quello sono io. Sono proprio io, un re. Sicuro, il re dei formaggi, il re Gigio. Pur essendo un picciol topo, ho raggiunto un grande scopo, sono il re d'ogni formaggio, e regnando faccio assaggio, d'ogni tipo sopraffino, dal groviero al pecorino, e poiché son raffinato, gustar faccio al mio palato, bocconcini prelibati, col formaggio cucinati. Per un topo credi a me, niente al mondo meglio è che del cacio essere. Oh, ecco, finalmente è mezzogiorno. Allora, su, dov'è questo ammalato? Eccolo, gran ciambellano, dottore, è il re. È gonfio come un pallone, ma qui ci vuole una buona dose di olio di ricino. Olio? A me l'olio piace. Maestà, siete proprio incurabile. Volete ancora mangiare e non ce la fate nemmeno a stare in piedi. Sembrate un pallone gonfiato. Ehi, bada come parli, pallone gonfiato sarai tu. Oh! Ora ti faccio vedere io, se non ce la faccio a stare in piedi. Isa? Nonno, che peso. Oi, un momento. Aiuto! Volo, volo! Ehi, ciambellano, volo, volo! Vado sempre più in su! Oh, guardate! Vola come un palloncino! Vola fuori della finestra! Ah, sì, certo! Ora se ne va su per il cielo! Ma non può andar via! È il re! Era il re! Da questo momento non è che un palloncino! La mia povera corona, quanti palloncini ci sono quassù. Ma dove sono capitato? Sei capitato dove finiscono i palloncini che scappano di mano ai bambini. E cosa succede ai palloncini una volta che sono finiti quassù? Scoppiano! Cosa mi dici mai? E perché scoppiano? Per fare posto a quelli che devono arrivare. Ehi, ma scoppiano tutti! Sicuro? Pum, pum! Sì, pum, pum! Io non voglio scoppiare! Cose che capitano a chi è troppo goloso! Aiuto! Pum, pum! Gigio! Sveglia, Gigio, svegliati! Chi è? Sono scoppiato! Rosy! Sei tu! Ma dove siamo? Ma a casa siamo! Dove credevi di essere? Nel paese delle meraviglie! Sai, Rosy, ho sognato di essere il re dei formaggi, ma ho mangiato tanto che sono, boom, scoppiato!
Mamma, bambini, daterete a me, non siate golosi. Capitano certi scherzi a essere in angore di bom 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 bom. Ciao bambini,